Secondo il dizionario della lingua italiana il termine collezione indica la raccolta di oggetti della stessa specie non necessariamente di valore, ma che possono essere anche curiosi o comunque interessanti. La cronaca ci insegna che i collezionisti, si sa, a volte sono gente strana, c'è chi dedica la maggior parte del suo tempo a cercare tappi di bottiglie, francobolli e monete. Queste sono le tipologie classiche di collezione, ma c'è anche chi va in giro per il mondo alla ricerca di indumenti sporchi appartenuti a personaggi famosi. O spazzolini da denti usati. Noi a Favara abbiamo incontrato il signor Gaspare Vella, postino in pensione che ci ha aperto le porte di casa sua per mostrarci la sua collezione di ditali da sarto. Negli anni, l'appassionato pensionato è riuscito a raccoglierne oltre 120, provenienti da diverse parti del mondo e alcuni veramente strani. Signor Vella, in questa vetrina ci sono i suoi tesori, è una collezione singolare ma non troppo tesori, c'è un, un, un piacere che ho avuto io da dieci anni fa e mi sono messo piano piano a collezionare questi dettagli perché io prima eh, la, la mia passione era il sarto e usavo il dettaglio, dopo sono andato a fare eh, il portalettere e questa passione mi, mi è rimasta come collezionista il ditale più strano, secondo lei, qual è? è il ditale più strano è questo di qua, questo piccolissimo ditale che sicuramente non lo so, è, è, non veniva usato sicuramente perché è un ditale che è, era, sicuramente sarà di collezione perché nessuno si può mettere un ditale di questo, cioè nemmeno un bambino. Questo è il più strano, per me, il più strano è questo. Quello che viene dal, dal paese più lontano? Questo gufo viene da dall'isola delle Americhe, ha, me l'ha portato un grande amico mio di Favara, proprio delle Americhe questa è. Questo meraviglioso eh, ditale, che è un tutto bucato, viene dalla, eh, dalla Slovenia. Questo e poi c'è un, un ditale. Bellissimo dell'Inghilterra con la scritta Beatles, i famosi cantanti Beatles. Eh, solo non posso trovare un ditale di Favara, cioè con, la con lo stemma di Favara, che cioè a Favara sicuramente non ce n'è. Ma il signor Vella non è amante solo dei ditali, infatti, l'arzillo pensionato ama anche raccogliere vecchi giocattoli in legno in uso negli anni della sua infanzia. Questa è una trottola che usavo io quando ero piccolissimo e giocavo, cioè, i, nostri, i nostri lavori e i nostri passatempi erano questi, queste piccole cose che ci facevano passare le giornate intere, cioè la Tortola, eh, oppure, oppure eh, suonando, suonando questo di qua, cioè, per il venerdì santo si usava e si diceva... Nisci diavolo e c'è Gesù, nisci a casa un giaseritiò e faceva, fa, faceva questo, questo rumore, questo si chiama caccia demoni. È una passione che non si è mai spenta, quella che lega il signor Gaspare alla trottola e che lo stesso cerca di trasmettere al nipotino che porta il suo nome. Fino a qualche decennio fa era normale incontrarsi in strada e piazze con qualche semplice oggetto in mano e tanta inventiva. Il traffico non era un incubo e i giochi dei ragazzi di oggi, Playstation e videogame in testa, erano pura fantascienza. Palle, birilli, cerchi, cerbottane, fionte, sacchi, biglie, trampoli, trottole, il massimo in cui aspirare. Dopo la scuola passavamo questo tempo a giocare con le trottole. A Favarista sempre dicendo, questo è come se raccoglie la tortola, si impugna in questo modo, che c'è un nodo, c'è un nodo qua... E praticamente poi si butta, si butta a terra Così. Per fortuna che nell'era di internet ci sono ancora queste persone che cercano di portare avanti le tradizioni semplici dai tempi perduti. Ma per quanto tempo ancora sentiremo parlare di trottolo e cicile? Speriamo che a questo mio nipote fra qualche anno glieli insegno pure.